amici e amiche di Mi Amor Sop, benvenuti a questa nuova puntata. Abbiamo un ospite straordinario, attore, doppiatore, direttore di doppiaggio, dialoghista, insomma veramente un pezzo da 90. Salvatore, vuoi annunciarlo tu? Vuoi avere tu questo onore? Eh sì, è qui con noi Roberto Chevalier. Ciao Roberto! Ciao Roberto! Ciao tutti, ciao. È un piacere trovarvi e trovare il vostro pubblico. Grazie, veramente di tutto cuore, grazie per aver accettato questo invito. Sei molto famoso perché chiaramente hai una carriera straordinaria alle spalle e insomma, quindi hai fatto tanto cinema, televisione, insomma la prosa, no? della Rai, quindi insomma tante tantissime cose, e hai fatto anche soap, serie TV, cartoni animati, telenovelas, insomma non te sei lasciato sfuggire nulla, Roberto? C'è una sola cosa che non ho fatto: il cabaret. Ah, teatro, vedi, radio, doppiaggio, televisione, pubblicità come attore, pubblicità come speaker, tutte le cose che avete detto, ma mi manca il cabaret. Mai dire però... mai. Prego? Mai dire mai. Ci abbiamo tanto tempo davanti. Senti Roberto, tu hai esordito a 9 anni in un famosissimo cartone animato, o prima o dopo, raccontaci un po' i tuoi esordi. Ho cominciato a 5 anni con il doppiaggio, con il cinema, con Giovani Mariti. Poi Bolognini disse a mia madre di farmi fare il provino in televisione perché ero bravo, feci il provino in televisione e mi chiamarono subito a lavorare allora in diretta e le prime registrazioni sperimentali. Poi si sparse la voce, perché anche oggi quando c'è un bambino piccolo che funziona ci spargiamo tutti la voce, e certo, allora venne il doppiaggio, la radio, il teatro, e tutto questo proprio a cascata proprio. Oggi di default. Però sei stato veramente, possiamo definirti un bambino prodigio, perché insomma a 5 anni, no? È il talento a quell'età che guida, no? È il talento, la fortuna, tutto un insieme di cose. Senti, poi possiamo dire che sei parte della storia della televisione italiana, perché tu insomma hai fatto... tutti gli sceneggiati d'epoca. Appunto! Prima stavo sul primo canale, poi sul secondo canale, poi sul primo e il secondo canale in contemporanea, per cui abbiamo fatto Io di Carlo in Francia. No, perché nella tua biografia ci sono 2 miei ricordi, perché io sono un po' di quell'epoca, il giornalino di Gian Burrasca e David Copperfield, che io insomma io ancora me li ricordo, ho una certa età, ma veramente no, sono pietre miliari. Siamo ragazzi certo, maturi. Siamo grandi. Ma no, tu io sono piccolissimo. Sono in evoluzione. Diciottenne. Senti, tu che ricordi hai di quel periodo? Cioè, erano vero? Ricordo tutto, ricordo i grandi registi con cui ho lavorato, i grandi attori. Ricordo tutte le emozioni, le problematiche, tutto quello che facevamo, mi ricordo tutto. Perché poi, sai, crescendo, i ricordi dell'infanzia e dell'adolescenza rimangono più impressi, poi magari ti dimentichi che sto a fare. È vero, approvo, confermo questa cosa. E poi insomma siamo partiti un po' più da lontano per arrivare a Distretto di Polizia, Un Medico in Famiglia, no? Ris Roma, cioè hai fatto veramente tante cose, cioè, io credo che non sia possibile citarle tutte, giusto? Perché sono veramente non citiamole, tante. Citiamole. Senti, ma c'è qualcosa che proprio fra tutte sta nel tuo cuore, cioè che proprio dici sono felice di averlo fatto? Il teatro, con la Compagnia dei Giovani, con la Morelli Struppa, con Salines, con Laghione, con Strehlers. Sono state esperienze meravigliose, formative, importanti. Quindi hai anche insomma fatto, hai vissuto proprio il teatro, quello con la T maiuscola, con tutte le maiuscole. No? E poi ancora un'altra domanda riguardo, no, proprio agli inizi. Allora la Rai faceva
una prosa televisiva, no? E di cui tu sei stato protagonista, ma tu come lo ricordi quel periodo? Cioè, hai anche un po' di nostalgia, perché adesso non si fanno più, no? Perché non si fanno più, si fanno queste cosiddette fiction, che sono delle nipoti, semi schifezzette, perché per un attore bravo, due bravi che ci sono, c'è un livellamento verso il basso notevole. All'epoca erano tutti grandi, grandissimi attori. Certo. E poi ecco, hai doppiato tantissimi doppiaggi, ne hai fatto tanto, direttore di doppiaggio, hai doppiato tantissimi personaggi famosi, Tom Hanks, Andy Garcia, insomma, non facciamo la lista. Sicuramente quello più famoso di tutti, no, che tu sei la voce storica, è Tom Cruise. Ma tu come sei arrivato al doppiaggio? Cioè, come sei arrivato? Te l'ho detto, perché si spargeva la voce e siamo amica, e quindi sei tutti, entrato, tanti altri, e quindi bambini, ti chiamavano tanti altri bambini della mia generazione, era la stessa trafila. Ma avevi quindi fatto dei corsi, avevi fatto io ho imparato tutto sul campo, perché quindi perché proprio grandi registi che ti insegnavano, grandi attori che più grandi di te che ti seguivano, magari ti davano consigli, eccetera. E poi c'era più tempo anche per fare le cose, e non certo. Era come oggi che scappa e fuggi tutto, e quindi avevi modo di imparare e di maturare gli insegnamenti che ti venivano dati. E quindi ecco, magari poi ne hai fatto tesoro, no? Perché hai veramente doppiato. Ma il fatto di aver doppiato, di essere, diciamo, la voce ufficiale di Tom Cruise, un po' ti è pesato oppure l'hai vissuta tranquillamente? Ma io vivo tutto tranquillamente, perché è tutta una splendida avventura, nel senso che, a parte lui che poi cambia spesso ruolo, si è cimentato in tanti ambiti diversi, provando, che ti posso dire, da Nato il 4 luglio, appunto, a Top Gun, all'Ultimo Samurai, a Collateral, a Rock of Ages, cambiando sempre personaggio. Negli ultimi film si è un po' specializzato nei film action, d'azione, però anche su quest'ultimo Top Gun ha dimostrato di essere un bravissimo attore. È un bravissimo. Magnolia, non ce lo scordiamo. Io ho preso il nastro d'argento per averlo doppiato in Magnolia. Lui l'ha preso alla carriera nel 2000 a Taormina, e insieme sul palco abbiamo presentato il secondo Mission Impossible. Lui è un attore completo, solo che per esigenze di cassetta, perché poi lui si diverte a fare gli action movie, ultimamente si è dedicato a questi, ma vedrete che adesso, anche per ragioni anagrafiche, si dedicherà certo a fare a storie più importanti. Senti, ma tu, fra tutti questi attori hollywoodiani, comunque il tuo preferito chi è? A parte, diciamo, Tom Cruise, quello che ti piace proprio doppiare, certo, che ti è piaciuto doppiare? Tom Hanks, che mi piace molto, fa delle cose importanti, anche lui cambia spesso ruoli, solo che Tom Hanks hanno preso il vezzo di togliermelo abbastanza spesso, Andy Garcia, Greg Kinnear. Quello che mi ha dato grandi soddisfazioni è stato, come si chiama, Philip Seymour Hoffman in Truman Capote a Sangue Freddo, perché faceva una parte difficilissima, e è stata una sfida meravigliosa vincere il provino e poi farlo, e ci ho vinto anche altri premi. Ma sai, i premi poi lasciano il tempo che trovano, perché poi è sempre il riscontro del pubblico quello che è importante per noi. Ma il pubblico ti riconosce, sa che è Roberto Chevalier, perché tu sei veramente... Sì, una per mia fortuna sì. Sì, ti riconoscono, perché noi, insomma, quando abbiamo parlato dei protagonisti che tu hai doppiato nelle serie TV e nelle telenovelas, tutti sapevano i ruoli che tu avevi doppiato, i personaggi, quindi insomma al pubblico non sfugge la bravura, la sanno riconoscere, ancora sono in grado di riconoscere la bravura e il talento. Perché noi avremo per il pubblico, Sì, certo, assolutamente. Senti, ma tu sei anche, abbiamo detto che sei anche direttore di doppiaggio, quindi il doppiaggio sta proprio nelle tue vene, no? Poi
sei anche dialoghista, quindi è un lavoro anche impegnativo perché devi adattare tutti i dialoghi. Come funziona? È molto divertente e stimolante. Beh, innanzitutto bisogna avere una buona traduzione. Io, non, pur conoscendo bene l'inglese e anche altre lingue, non mi metto a tradurli perché ci metterei troppo tempo. Perché sto facendo sempre 3.000 cose insieme. Certo. Quindi me lo faccio tradurre e poi controllo la traduzione naturalmente e poi faccio l'adattamento che deve essere fedele assolutamente all'opera originale, come lo deve essere il doppiaggio. Certo, quindi è un lavorone insomma. No? Ma è bellissimo, è divertente, interessante, stimolante, etici, come diceva la classica. Senti, anche i tuoi figli, no? Hanno seguito le tue orme. Beh, Davide ormai è diventato uno dei più quotati attori giovani sulla piazza. E la mia seconda figlia, che ha 18 anni, ha cominciato da bambina, poi ha smesso, ha perso interesse. E invece la più piccolina, Fiore, ancora continua, ma poco, perché anche lei ha molte attività da svolgere, lo studio, quindi diciamo che lo fa come un divertissement, ma non penso che continuerà per molto ancora. Certo, però intanto. Ma c'è anche una scuola di doppiaggio che tu hai creato? Sì, nel senso che do delle lezioni a chi vuole imparare il mestiere, sia a livello principianti che a livello avanzato, cioè chi viene da altre scuole, chi è attore e vuole imparare il doppiaggio, chi già fa il doppiatore e vuole perfezionarsi. È un percorso serio, impegnativo, perché le cose o le fai bene o non fai per niente. Beh, chiaramente un lavoro. E quindi anche questo per me è un ulteriore stimolo. Poter passare il testimone alle generazioni future. E che è importante, molto importante. Salvatore, vedi che veramente, no? Salvatore, Salvatore, che ti piace tutte le ore, dimmi qualcosa, fammi qualche domanda. No, allora, tu hai fatto tantissime cose, realmente, hai fatto serie TV, film, d'animazione, telenovelas, ma hai qualche preferenza? Hai una preferenza in particolare? Fra tutti questi generi? Eh sì. Beh, chiaramente il film ti offre più spessore, ti offre più sfide, che non la serie o il cartone o quant'altro, le telenovele poi meno che meno. E quindi diciamo, beh, per forza il cinema è quello che ti dà più stimoli, più interesse, che ti dà appunto la possibilità anche di crescere, imparare cose nuove, nonostante io abbia tanti anni di carriera alle spalle. Ho ancora tanto da imparare, perché escono sempre nuovi attori oppure i miei attori propongono cose nuove, quindi... Senti, gli appassionati di telenovelas ti ricordano come doppiatore di Gabriele Corrado in Primo Amore, Principessa, Victor Camara in Topazio, insomma, come ricordi tu questo genere delle telenovelas? Beh, era divertente perché era un'altra sfida, perché all'epoca doppiare delle cose spagnole o argentine o comunque sudamericane era una nuova sfida, e era divertente perché anche lì c'era appunto una nuova sfida. Senti, tra quelli doppiati sempre sul genere telenovelas, quale attore ti senti più vicino? Beh, era meglio senz'altro Gabriele Corrado. Gabriele Corrado, l'hai mai conosciuto di persona? No. Ah no? No. E poi hai fatto veramente tantissime cose. Tu attualmente come vedi la tua carriera? La mia carriera è sempre in divenire, perché c'è sempre qualcosa da imparare e c'è sempre tanto da fare, per cui ho delle giornate molto piene e faticose. E qual è la... Una bella soddisfazione. La tua giornata tipo? Allora, Roberto Chevalier scende a letto e poi comincia, insomma, tutta una routine. Si sveglia alle 7, fa colazione, toilette, tutto qua. Alle 8:15, alle 8 esco di casa, vado al lavoro che comincia alle 9 o alle 9:30, a seconda degli stabilimenti di doppiaggio.
si finisce a mezzogiorno o mezzogiorno e mezzo, c'è un intervallo fino all'1 e mezzo, si ripiglia all'1 e mezzo e si va avanti fino alle 7 e mezzo, tante volte fino alle 10 e mezzo. Quindi se cominci alle 9 di mattina, finisci alle 10 e mezzo di sera. È dura. Tutti è dura? I giorni. Sì. Tutti, se non tutti i giorni, quasi tutti i giorni, perché magari ci sono dei giorni che fai, anziché 3 o 4 turni, ne fai 2 o 3. Però può capitare il giorno che lavori anche all'intervallo di pranzo, per cui sei veramente... 24 ore su 24. La sera quando, provato quando arrivi la sera a casa. Senti, io ti... Ah, scusa, Salvo, scusami, Didi. No, volevo chiedere, ma che consiglio daresti a un attore, a un'attrice che vuole intraprendere la carriera di doppiaggio? Beh, se è un attore o un'attrice fa bene, perché il doppiaggio completa la formazione dell'attore, diciamo che è una specializzazione. E chi vuole invece cimentarsi per la prima volta fa bene, perché è un terreno dove ancora c'è molta possibilità di inserimento, in quanto ci sono molte serie che vanno adesso, per esempio, su Netflix e altre piattaforme, che sono, che ti posso dire, turche, messicane, francesi, coreane, e per cui necessitano di nuove voci, perché per esempio su un attore coreano non ci puoi mettere la voce che doppia James Bond, ci devi mettere, certo, una voce nuova, diversa. E non è facile trovare voci nuove, diverse, che abbiano queste capacità tecnico-artistiche, però lavorandoci ci si riesce. Per cui c'è ancora molta possibilità di inserimento, perché, ripeto, e poi ci sono tutti i ruoli minori che sono sterminati, per cui è una professione che offre ancora per chi la sa fare o per chi apprende bene a farla, perché ci sono tantissimi ragazzi e anche persone più adulte che vanno appunto alle scuole per cercare di imparare, perché ormai non c'è più tempo di insegnare in sala, perché i programmi sono talmente fitti che non è più come ai miei tempi, che avevi il modo di poter imparare perché ti insegnavano, perché c'era il tempo. Oggi non c'è più il tempo. E il consiglio è di affidarsi a dei bravi e seri insegnanti, perché come in tutti gli ambiti ci sono quelli bravi, ci sono i rubagalline e ci sono i venditori di fumo. Le mie figlie poverine, che hanno fatto tante scuole di danza, hanno smesso entrambe, perché noi cercavamo sempre quelle buone, ma alla fine capitavano con delle insegnanti in delle scuole che erano veramente poco fumo, ma neanche tanto fumo, poco fumo e niente arrosto. Per cui bisogna stare molto attenti a come ci si muove. Senti, come vedi? Oggi c'è Sky, no? Tutte queste grandi piattaforme, Netflix, che è la prima un po' fra tutte. Ma tu come vedi tutte queste serie, tutto questo concentrato? È una... Ormai la televisione a pagamento è, cioè, ormai è l'ordine del giorno, no? Fa parte del nostro quotidiano. Come le vedi tu? Perché tante sono anche sottotitolate. Quindi tu come la vedi questa? Quello è un altro discorso, perché ti posso dire, per esempio, che le mie figlie vedono tante serie in lingua originale, perché a parte che studiano lingue tutte e due, ma le vedono perché sono appassionate di sentire la lingua originale. Poi sentono il doppiaggio e dicono, vabbè, è doppiata bene oppure è doppiata male. Okay. Il fatto che ci siano tante piattaforme lo vedo come uno stimolo e anche come una possibilità di impiego per tanta, chiamiamola, voce d'opera, non mano d'opera. Certo. Però queste piattaforme hanno necessità di contenere i costi e quindi sono le prime che, pur stando attente abbastanza, non tutte molto, alcune abbastanza alla qualità, dovendo contenere i costi, impongono dei ritmi di lavoro molto stressanti. E secondo te com'è cambiata da come l'hai iniziata tu ad oggi la televisione? Perché no, c'è tanto... È un altro mondo. E Only the Strong Survive. Ma ti piace? Ti piace come oggi? No. Tu che hai vissuto veramente, no, il periodo d'oro, quando tutto è iniziato. No, non mi piace per un semplice motivo,
che i prodotti di qualità sono pochi. La televisione che facevamo noi era importante in quanto educava le persone, le faceva pensare. Sì. Venivano proposti questi grandi sceneggiati che erano tratti da grandi libri di grandi autori. E quindi si insegnava alla gente a pensare, a capire, ed era una fonte di informazione ma anche di educazione. Oggi, se pensi, non va bene, perché se pensi, critichi, scegli, non subisci, e quindi bisogna rimbecillire tutti quanti con le idiozie, e perché così sono più manovrabili le persone, no? Sì, questo è vero, assolutamente. Senti, ma in questo momento che stai facendo, che, insomma, che stai doppiando 200 milioni di cose, ho capito? Così ci vogliamo fare un po' di fatti tuoi. Sto dirigendo quattro film di Netflix, una serie di Netflix. Ho finito di doppiare Greg Kinnear in una serie, adesso devo fare Greg Kinnear in un film, non so per quale piattaforma. Poi devo dirigere un film di circuito, poi... Insomma, anche i dialoghi di quel film, Io ma tu finirò... lavori anche di notte? No, però di notte dormi? Ci assicuri che dormi? Sono uno, ma non ancora Trino. Ma ci diventerò. Senti, tra queste serie c'è anche qualcuna sudamericana? Ho fatto un bellissimo film messicano, molto bello, però non so dirti con che titolo uscirà fuori. Va bene, intanto noi. Mi pare che è di Netflix. Sudamericano. No, devo dirigere un film portoghese. Ne ho diretti tre americani. La serie che sto facendo, che è un giallo bellissimo, è francese. Ho finito una serie turca. Ho finito una serie che già. Anzi, due serie coreane che già sono in programmazione. Una è bellissima, è di fantascienza, fatta benissimo, che si chiama The Silent Sea. Sempre su Netflix, e l'altra che è un po' una commedia, che è un po', diciamo, una telenovela coreana, però simpatica, carina, che si chiama Hometown Cha Cha Cha, che è anche quella in programmazione. Senti, ma che ne pensi delle serie turche? Perché negli ultimi anni sono un po' esplose. Ma guarda, io ho fatto adesso per la prima volta due mesi fa una serie turca brillante, era carina, divertente. Perché no? Quindi c'è di tutto un po', c'è di tutto un sì, po' ormai. Anche per rinnovare un po' il panorama, perché voglio dire, sempre tornando al discorso che meglio non far pensare la gente, eccetera, però almeno fateci ridere. Che è la cosa più importante, poi in quest'ultimo periodo magari, insomma, ne avevamo tutti quanti un po' bisogno. Allora, senti, noi siamo un po' arrivati alla fine di questa nostra chiacchierata e ti ringraziamo tantissimo per il tuo tempo, perché sei veramente super impegnato e hai trovato questo spazio per noi, e quindi ti siamo veramente, veramente grati di questo. Mi è fatto molto piacere, perché oltre a conoscere delle persone simpatiche, ho avuto modo di poter parlare al vostro pubblico che, come spero abbiate capito, per me è importante il contatto con la gente, quindi poter dialogare, dare delle informazioni o quant'altro al pubblico è sempre un grande piacere. Grazie mille, grazie di essere stato con noi. Noi ti salutiamo veramente con tantissimo, tantissimo affetto, perché da tanti anni fai parte delle nostre vite. E vai! E ancora spero! Per tanti anni! Per tanti anni ancora! Assolutamente! Un abbraccio ciao grandissimo! Ciao, grazie, ciao! Ciao Roberto! Noi vi ringraziamo tutti di essere stati qui con noi, vi mandiamo veramente un grandissimo abbraccio e alla prossima puntata con Mucciarelli. Ma prima di lasciarci, però, ricordatevi di seguirci su tutti i nostri social, Facebook, Twitter e Instagram, di Mi Amor Novella News e quello di The Live House. Ciao! Ciao!